Sono stato denunciato da mia moglie per violenza domestica e ho subito un processo e sono stato condannato a 2 anni pena sospesa e con l'obbligo di venire presso il centro per un trattamento così. Inizialmente è stata una doccia fredda perché non me l'aspettavo. Io non credevo di poter arrivare a queste cose qua. Alzavo la voce. Io ero e dovevo decidere io il tutto. Cioè, forme stupide di egoismo e di egocentrismo. Da poco aumentava questo range della violenza. È una serata normale nel nostro locale e eravamo veramente felici. In verità avevamo un problema serio con l'alcol. Iniziamo a litigare per una roba di gelosia da parte di lei, da mia parte, e lei prende una bottiglia e la spacca tipo vicino da me. E in quel momento non mi ricordo tanta cosa dopo. Mi ricordo che lui mi ha morso qua, un petto, forte, e dopo di questo ho perso il controllo e ho fatto male a lei. Lei ha provato di scappare, ha aperto la porta, è andato fuori e iniziamo a litigare fuori. Quindi è arrivato carabinieri e però in testa mia continuavo a pensare, no, è stata difesa, è stata una difesa mia. Però non era una difesa, era tipo, ho sbagliato. E quindi già era troppo tardi. Sono andato in questura, qualcuno mi ha portato in galera in San Vittore. Alla fine ho preso una pena sospesa di 2 anni. Non si meritava mia moglie questo modo di fare mio così, cioè di sputargli in faccia. Io sono riuscito a sputargli in faccia a mia moglie, alla madre dei miei figli. Se io mi sono comportato male, perché non doveva denunciare? Ha fatto benissimo. E tant'è vero che io sto capendo adesso che ho sbagliato. Odiava l'idea di tipo conoscere, magari andare con criminali e tutto, pensavo che tipo, non sapevo come era qua, però alla fine sono tutto persone normali, con una testa, una storia più o meno uguale, tipo cambia tanto, però alla fine è uguale, nel senso che tipo, tutte che sono qua c'è una testa un po' maschile, nel senso che. In modo che sono cresciuto, penso, che siamo cresciuti in verità, questa roba di tipo uomo è più forte, la donna deve rispettare, bla bla bla. A noi che abbiamo commesso queste cose talmente brutte che adesso mi vergogno di aver fatto, forse ci è mancato questo. Non ci siamo mai aperti. Invece qui col centro, dopo 4-5 mesi, ti aprivi, sembrava una famiglia col quale poter discutere le tue cose. Vedo che siamo tutti un po' solitari, sai, nel senso che non abbiamo mai parlato, non abbiamo mai aperto il nostro cuore per nessuno. E quindi questo gruppo funziona perché qua possiamo parlare senza paura. Imparo tanto, questo gruppo imparo tanto tutti i giorni. Sono arrivato qua pensando che la mia moglie era tipo la colpevole di tutto, tipo mi hai tradito. Però alla fine no, alla fine tipo mi hai salvato la vita, perché se non arriva questo momento, magari non lo so cosa poteva succedere. Il consiglio che posso è sentire davvero la persona che è con te, amici, famiglia, compagno, perché magari tu non vedi una roba che sta succedendo lì, che la persona che è fuori puoi vedere. Io ho detto ai miei figli, mi raccomando, riflettete e parlate con le vostre compagne.
Penso che, solamente noi uomini, dobbiamo lavorare tanto il nostro ego.